Buongiorno e buon venerdì, come stai? Spero che tu stia decisamente meglio di me. Sembrava andasse meglio, invece poi sono stata male altri 2 giorni. Comunque sia, va bene, meno male che tanto ero avanti, perché tanto con tutte le volte che sto saltando stiamo arrivando a pari con i video. Dal momento che mi sto annoiando, non volevo fare le solite pulizie, quello che ho iniziato a fare è svuotare i cassetti uno per volta, pulirlo, sbattere tutto quello che c'è dentro, ripiegarlo e ricontrollare nel caso ci fosse qualcosa da eventualmente buttare. Che voglio fare per ogni cassetto e ogni armadio di tutta la casa, un cassetto alla volta. Vabbè, gli armadi da vestire no, perché so che. Però casomai ricontrollo l'intimo, le calde, adesso finisco con la cassettiera dove li tengo tovaglie e lenzuola e poi ricontrollo casomai quello dell'intimo e delle calze, sì. E poi credo basta perché in sala, perché appunto qua in sala è tutta dispensa, quindi non è che devo fare chissà che, casomai mi ributto sopra in soppalco nel frattempo. Vediamo così con la scusa se c'è qualcosa da mettere via, da lasciare andare, lo faccio perché metti caso che la casa va in porto, siamo ancora proprio con dei grandi punti interrogativi, perché io e Mira ovviamente dobbiamo valutare tante cose nel senso che la prima dobbiamo avere la totale certezza assoluta che ci sia un affitto di 10 anni, perché se l'affitto è più breve... non stiamo neanche a spostarci perché poi dovremmo spostarci nuovamente e sinceramente di fare traslochi siamo vecchie, siamo stanche, quindi stiamo aspettando questa risposta. Ci siamo invece messi d'accordo già su altre cose che gli avevamo chiesto, quindi manca la risposta per il contratto e manca la risposta sul lo svuotamento di alcuni locali della casa, quindi le 2 camere da letto e quello che è lo sgabuzzino. Perché noi abbiamo bisogno di spazio e di portarci le nostre cose, mentre abbiamo accettato il fatto di tenere la loro sala e la loro cucina, però almeno le altre stanze ce le devono liberare, anche perché io non ce la faccio a dormire in una camera da letto dove ci sono state altre persone, è più forte di me, non ci riesco proprio, quindi vorrei portarmi la mia camera da letto. Quindi insomma stiamo aspettando con molta calma di venirci incontro su queste cose qua, laddove fosse tutto un sì, soprattutto quello del contratto, allora poi dopodiché iniziamo a muoverci dando prima la disdetta qui, che è di 6 mesi, 6 mesi prima, così abbiamo poi tutto il tempo di andare di là e sistemarci perché ci sono un bel po' di cose da fare, ma proprio un bel po' tante. La mattinata è passata e non ho più filmato. Un po' perché sono stata al telefono, un po' perché mi sono messa a pulire tutti i cassetti, ho fatto un po' di decluttering di calze e slip. Pranzo, sono involtini di, adesso ti faccio vedere, di riso, che sono questi qua, che avevo preso tipo secoli fa, che si bagnano semplicemente sotto l'acqua corrente, si ammorbidiscono, e dentro gli ho messo carota e zucchina che sono stati saltati in padella, in questa padella qua. E qua c'è ancora la belga che è stata passata nell'uovo e nel pan grattato, così finiamo anche quella. E poi abbiamo appunto una mozzarella che è scaduta ieri e bisogna mangiarla. Quanto lavoro, c'è chi va, c'è chi viene, c'è chi viene, c'è chi va. Prendine due. Una e una, quale vuoi? Ah, cambiano. Stesso prezzo. 2,29. Prendiamone uno Eh? e uno. Prendiamone 2,29. uno e uno. Vediamo qua cosa c'è. L'offerta. 5,99. Che carino. 8 € col vassoio. Però non ci servono. Questi qua 4 €. 3. Con limone o con la pesca. Carini. 8 euro. Prendiamone tre tutti, costa 2 euro in meno, perché ormai meno di 9,90 10 non lo trovi. Possiamo anche guardare se ce n'è altri in offerta. Poi dovrebbe La esserci Valmore. anche l'acqua Valmore in offerta, prendiamo un paio di casse.
Sì, non so se notate come sono uscita io e Mina per fare la spesa. Ma vuoi prendere anche frizzante? Ah, io no. A me non piace frizzante. Ma che ci sarà frizzantissima? No, no, ma non la voglio, la prendo sempre le euro. Allora prendiamone un altro naturale. Ok, e qua abbiamo preso tutto quello che ci eravamo scritte. Sì, perché abbiamo preso pure i gelati in offerta, ma non riusciamo. Eh no, dobbiamo andare al supermercato. Metto il tacchino, penso che arriva l'estate. Noi di solito prendevamo l'altro della Snello, Patta Snello, americano. Romagnati. Però c'è questo qua in offerta. È buona la liberamente. Vedremo. Esteticamente vedo proprio così, non mi ispira. No, mi piaceva più l'altro, però assaggeremo. Quindi spesa qua fatta. Sentite? Hanno mangiato come i buoi. Queste briciole sono troppo piccole e non riescono a prendere, glielo sbriciolati male. È che in una settimana si sono finiti i semini perché si è sparsa la voce. Adesso vediamo se esco, vado a prenderli. Io ragazzi non esco fuori. Non so se questa notte ho avuto la febbre perché non me la sono misurata, però ho davvero sudato tantissimo. Vabbè, qua ancora tutto del tema, la febbre. Io però vorrei rientrare al lavoro la prossima settimana perché mi sto un po' annoiando a casa. E poi, come ti ho detto, il mio contratto non prevede mutua, quindi se lavoro prendo soldi, se no no. Comunque, questa mattina quello che stavo iniziando a fare, che voglio fare, è pulire e sistemare di nuovo un pochettino. Perché avevo iniziato l'altro giorno, ti avevo detto, a pulire dentro i cassetti, vabbè, ho fatto decluttering, e poi alla fine non ho pulito dentro la dispensa, voglio proprio solo passare uno straccio ogni tanto dentro la dispensa, al cassetto delle posate, dove si formano sempre inevitabilmente delle bricioline. Quindi oggi volevo fare un pochettino di pulizie, perché questa settimana ne ho fatte poche. Nel senso che un giorno ho fatto solo il bagno, dopo due giorni ho fatto solo la camera. Insomma, non sono riuscita a fare le pulizie che io vorrei fare. Ieri sera mi ha lato tutto il tappeto, ho sbattuto il tappeto, ho lavato là qua sotto dove c'è il tappeto e me lo ha rimesso e mi ha lasciato le sedie su, che io ho detto lasciamene su, così questa mattina io faccio il resto. Vediamo. Ma non è tanto quanto la forza fisica, è proprio che stranamente non ne ho voglia, cioè non ho proprio voglia di pulire, e non è da me. È proprio una settimana che non ho voglia di fare niente. Però devo farlo. Devo farlo perché voglio farlo. Perché mi dà fastidio la casa trascurata, ecco. Va bene, quindi iniziamo. Della nuova casa che prenderemo, se prenderemo ancora, perché è ancora tutto in forse. Ti dico che è ancora tutto un forse, perché Mile si fa prendere dall'entusiasmo. Io sono la guastatesta, nel senso che nel frattempo mi sono fatta i calcoli di luce, gas, riscaldamento soprattutto. E scaldare una casa di 120 metri quadri di riscaldamento ce ne va, e ce ne va tanto. Quindi sicuramente cambiando casa avremmo decisamente delle spese in più. A differenza di qua, noi qua, come ti avevo già raccontato, però per chi non lo sapesse, noi qua abbiamo un contratto da amici. Noi paghiamo un tot al mese e non paghiamo poi più niente. A parte paghiamo solo la luce e il gas. Però nel prezzo abbiamo incluso il riscaldamento, e qua il riscaldamento viaggia, che è una bellezza. Ci sono dei periodi in cui anche a luglio, agosto devi accendere il riscaldamento, sennò la casa diventa umida rimanendo all'ombra. E anche di là siamo sempre da questo lato, non siamo nel lato del sole. Siamo nel lato all'ombra, però essendo più basse il sole arriva 2 ore al giorno, al mattino. E poi comunque sia ci sarebbe anche la spesa del prato. Non mi ricordo se te l'avevo detto che abbiamo rinunciato ai 3 locali e all'orto, scendendo così di prezzo. Abbiamo tenuto però il pezzettino di giardino, perché quello lì è proprio attaccato alla casa, altrimenti vorrebbe dire che è un estraneo, ci arriva praticamente in casa.
Quindi poi c'è anche la manutenzione del giardino, poi ci sarà la manutenzione del terrazzo, di tutte le bellissime cose che vuole fare Mira, perché il terrazzo è enorme, Mira si è già fatta tutto il suo progetto, quindi ci saranno delle spese per attrezzare e sistemare tutto questo terrazzo. Insomma, sicuramente mantenere quella casa ci costerà di più rispetto a qui. Questo cosa vuol dire? Faccio a te il discorso che ho fatto a Mira. Prendere quella casa lì vuol dire andare a fare delle rinunce, tipo le ferie di settembre ce le scordiamo, e meno male che ho fatto l'assicurazione che l'ho pagata a 200 euro, perché almeno all'ultimo, anche se non mi presento, ho fatto l'assicurazione, altrimenti avrei dovuto pagare. Vuol dire sicuramente andare a fare delle rinunce, perché a conti mal fatti, nel frattempo ho visto le bollette. Ho calcolato anche l'acqua, perché poi c'è il giardino da bagnare e poi appunto nel terrazzo Mille vuole mettere tutti i vasi con le piante. Insomma, a conti mal fatti ci escono alla media di quasi 400 euro in più al mese, ed è una bella sommetta. Quindi il discorso che ho fatto a Mille, gli ho detto: ok, è bello, ci va a migliorare la qualità della vita nel quotidiano. Sì, perché avremo ufficialmente un terrazzo, un balcone che possiamo sfruttare in estate e in primavera, tempo permettendo. Se fa la primavera che ha fatto fino a pochi giorni fa qua, no. Quindi il discorso che ho fatto a Mille è: sappi che ci sono queste spese in più. Questo va a migliorare quella che è la qualità della nostra vita? Forse nel quotidiano sì, perché non avremo più le travi, come sai. Non ci sarà più tutta questa polvere, forse non ci saranno le lucertole in quella casa, non lo so. E abbiamo sicuramente un balcone, uno spazio esterno dove poterci affacciare e uscire fuori e sederci come fanno tutte le persone di questo mondo. D'altro canto, prendere quella casa vuol dire fare delle rinunce, tipo magari comprarci un pochettino meno cose, se vogliamo prendere, comprare su Amazon, ci vengono i 5 minuti, non lo voglio, adesso posso permettermi di farlo, lì sarà un mi, e sicuramente non andare più in vacanza 3 volte all'anno, basandomi sempre solo su quello che è lo stipendio di Mille, perché è l'unico stipendio fisso sicuro che c'è in casa. Quindi io ho esposto a Mille questi miei pensieri, al che ho detto a Mille: fai tu. Sappi solo che questo significa andare a fare delle rinunce. E una cosa che ho precisato a Mille è che io non voglio assolutissimamente passare le mie giornate, la mia vita a lavorare solo per dovermi mantenere la casa. No, questa è proprio una cosa che non voglio assolutissimamente fare, motivo per il quale noi qua non compriamo, non abbiamo comprato, perché questo non è il posto dove noi staremo, se Dio vuole, tra 10 anni, quando Mila andrà in pensione, se non cambiano le leggi, andremo appunto via e abbiamo comprato da un'altra parte. Andare lì vuol dire fare dei lavori che saranno a spese nostre, quindi dare il bianco, chiamare qualcuno che ci dà il bianco, non so quanto ci costerà, affrontare poi le spese del trasloco, vuol dire rifare lo sgabuzzino, cioè lo sgabuzzino che è completamente da liberare, rifare, chiamare un idraulico e chiedere se nello sgabuzzino riesce a farci gli attacchi per la lavatrice, perché non c'è spazio per la lavatrice. Io sono molto combattuta, vi dirò, per questa casa. All'inizio sono partita in quinta e ho detto: sì, che bello, che bello, che bello, che bello. Però poi mi sono finito l'entusiasmo, mi sono seduta proprio con carta penna, calcolatrice, ho valutato proprio i pro e i contro. E nonostante stiamo parlando di una casa in affitto, non la stiamo comprando. E quindi io ho valutato tutto. Quindi io sarei un pochettino per il no adesso, col senno di poi, dopo averci ragionato. Milena le ha detto no, eh sì, assolutissimamente sì. E io ho detto a Mire: ok, va bene. Stavo pensando che secondo me il fatto di forse andiamo via, a parte che se ne parlerà minimo tra 6 mesi, quindi entreremo proprio in pieno inverno, così abbiamo subito la botta del riscaldamento, secondo me è quello che mi sta facendo passare la voglia di fare le pulizie. Nonostante c'è roba chiusa, ugualmente si fanno tipo delle pseudo bricioline.
Cioè, quindi il mio discorso è, mi scoccia entrare in una casa in affitto e dover spendere soldi. Dover spendere soldi per fare dei lavori, per venire incontro a quelle che sono le nostre esigenze. Quei lavori lì saranno a spese nostre. Non lo so, ragazzi, sono molto, molto combattuta. Cioè, spenderemo tanti soldi per delle cose che, cioè, un indomani che me ne vado, cosa faccio? Mi porto via il terrazzo, le piante, i vasi con dentro la terra, spenderò soldi per i vasi, cioè, facendo tutto quello che vuole fare Mille, che ci sta, perché è giusto stare in una casa e arredarla come più ti piace per viverla meglio. Però io ho calcolato, io adesso non lo so se qualcuno di voi ha un marito in bianchino, 120 metri di qua, 120 metri, ci andranno 1.000 euro per imbiancare tutta una casa, compresi i soffitti. Tra materiale e tutto, secondo me sì. Secondo me sì. Arredare tutto quel terrazzo lì, 1.000 euro non bastano, secondo me. Poi pagare un traslocatore e in più cercare un idraulico che ci faccia quel lavoro. Mi tengo bassa 3.000 euro e mi tengo bassa. Ah, considerando che dobbiamo comprare l'armadio, perché la camera da letto riusciamo a portarla via, sperando che si riesca a smontare il letto, perché non so se ti ricordi, io ho il letto dell'IKEA, l'avevo poi fatto tagliare e fare su misura dal falegname, perché sai che io ho preso delle reti col materasso ortopedico in una misura diversa da quella standard. Quindi non so neanche se il letto riesco poi a, cioè se si riesce a smontare. Comunque sia, l'armadio non ce lo portiamo perché l'armadio è stato proprio incastrato là sotto, per montarlo una fatica, e secondo me se andiamo a toccarlo rischiamo che si apra in due. Quindi dovrei ricomprarmi l'armadio, e nel frattempo ho fatto anche quello, sono andata sul sito di IKEA e ho fatto l'armadio uguale alla camera, quindi non più uguale a questo, ma con le ante abbattenti, perché almeno costa di meno. Viene 400, ti faccio vedere. Prendendo l'armadio che costa meno, quindi ho preso questo qua, che è da due ante, e ne ho calcolati, non so se calcolarne tre sicuro, devo prendere le misure per vedere se ci sta anche il quarto. Quindi facendolo così, che è proprio semplice. Sono andata da in quello in mezzo, sarà così, mentre gli altri due laterali gli ho aggiunto una cosa in più. Quindi questi tre così sono 3,57 più servizio di montaggio, sarebbe 105 euro, ma non lo sappiamo, magari riusciamo a montarcelo noi. 25 euro che ho aggiunto appunto le due mensole, in più c'è ancora il prezzo del trasporto. Se ce la montiamo noi 400 euro, non so quanto costa il trasporto, quindi c'è, in più c'è da aggiungere anche quello. Io davvero, a differenza di Mille, sono forse la guastafeste di casa, ma io sono un'attenta calcolatrice, calcolo sempre tutto, cioè non sono quella che, ma sì, mi compro, tipo c'è stato quel periodo che in un mese mi sono presa il fornetto, poi la macchina del caffè, poi cos'altro avevo preso, non mi ricordo più. Cioè, quindi se ho preso queste cose qua perché mi piacevano e perché ho potuto farlo e non sono andata a togliere quei soldi da nessun'altra parte. Ho preso quelli, ma non è che per prendere quelli ho dovuto scegliere tra prendere quelli e magari evitarmi di andare a farmi un weekend o uscire con gli amici o andare una volta in meno a Torino. Poi è anche vero che qua lascerei una casa della quale mi lamento sempre, perché come sai questa casa è piena di pecche. La prima è che mi entrano lucertole ovunque perché sono in un sottotetto, la seconda è che quando piove, avete visto, entra l'acqua in camera da letto, la quale ci ha distrutto un televisore nuovo che abbiamo dovuto ricomprarlo. Noi abbiamo balcone, non possiamo uscire e siamo sempre all'ombra. E sono in un posto scomodo perché uscire a piedi da qua è un pochettino lunga. Di là sono praticamente più verso il paese, quindi sono più comoda, posso uscire a piedi, ho la fermata del pullman di fronte casa, ha sicuramente tanti pro.
in più. Però non lo so, ragazzi, sono davvero molto molto combattuta, quindi vi chiedo davvero consiglio, ecco, voi cosa fareste? Visto che mancano 10 anni, 9 anni e mezzo, si spera, se non cambiano le leggi, oramai abbiamo fatto 30, facciamo 31, rimaniamo qua dove tutte le estati mi sentirete e mi vedrete piangere, lamentarmi, andare fuori di testa per le certe, o cambierete casa spendendo dei soldi in più per dei lavori che poi rimarranno ai proprietari di casa. E anche il bucato delle piante è stato fatto. Il bello delle piante finte è questo, che una volta alla settimana le lavi, si asciugano e sono sempre verdi. Ah, va bene, nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, questo è un portaposate in più dalla vecchia lavastoviglie che ho messo qua. Non per appoggiarci la spugna, ma perché questo si è sfondato. Abbiamo chiamato anche il padrone di casa, ma ti parlo già di anni fa, e neanche lui riusciva a capire come si aggiustava, perché dice che non sono questi che hanno ceduto, ma la molla che c'è qua dentro non c'era mai cambiata, e quindi ho trovato così io la soluzione. Quindi è da anni che è così e regge, adesso non voglio mandarmela. È arrivato il momento della vergogna. Ah, tra l'altro all'MD ho provato per la prima volta questi succhi qua. L'ho preso al mirtillo, al melograno. E li ho pagati 2 euro e non mi ricordo, 2 euro e qualcosa. E gli ingredienti sono proprio solo, tipo qua succo di melograno da concentrato, succo di mela da concentrato, succo d'uva da concentrato, succo di ribes nero da concentrato. Basta, non c'è null'altro proprio. Ah, per le pulizie sto usando questa qua. Non lo chiamo sauté, sautò, sartò, non so neanche esattamente come si pronuncia. Però diciamo che abbiamo fatto un risotto con il ragù, con i piselli, due uova, un po' di provola, lo copro con l'altro riso, pan grattato, metto in forno. E il motivo per il quale ho fatto questa cosa qui è semplicemente perché avevo le uova in scadenza. Qua c'è ancora un po' di formaggio che ho aperto da prima delle vacanze, prima che mi faccia la muffa. C'è della provola aperta da finire. Avevo anche del sugo che avevo messo a scongelare, devo ancora pulire il contenitore. Esteticamente potrebbe quasi assomigliarci, peccato che non ci sono polpettine, poi ho visto nella ricetta c'era chi ci metteva il guanciale, faceva appunto il ragù con le polpette più l'altro ragù, poi ci metteva provola, forse alcuni anche la mozzarella, vabbè, io ho messo quello che avevo, speriamo solo non sia troppo secco. Allora, ho messo su l'ultima zucchina che avevo che già stava salutando, la faccio semplicemente alla griglia. Qua carote fatte nel mio solito modo, un filo di olio, un pezzettino di burro e lascio andare un po' dopo che sono ammorbidite, aromat e rosmarino. Adesso finisco di pulire. Ho tolto queste cose dal cassetto delle posate e le metto via perché sono cose che tanto non utilizzo sempre, in modo da tenere un po' più libero il cassetto delle posate. E così poi finisco di pulire bene la cucina. Nel frattempo mi ha chiamata la mia titolare chiedendomi come stavo, le ho detto bene, non ho febbre, ho ancora questo raffreddore che mi porto dietro, però boh, ci ho detto io me la sento di venire a lavorare, vorrei venire a lavorare. Comunque sia, ci vediamo oggi pomeriggio che vado in negozio a fare degli inventari, a caricare nuovi arrivi mentre non c'è gente. E poi in base alla mia faccia lei ovviamente giustamente deciderà, perché capisco anche che non è bello stare in un negozio che magari non hai un bel viso e sei sempre lì che tossisci e ti soffi il naso, capisco che non è bello, però boh,
Vediamo, intanto oggi pomeriggio vado e sono contenta di andare perché temevo il peggio, vi dico la verità, come abbiamo raccontato mercoledì. Mezzogiorno e 5 e la casa è rimasta praticamente così, cioè ho pulito tutti gli interni della cucina, poi nel frattempo appunto ho fatto la torta salata, qualcosa lì. Di riso, anche già ho mangiato un pezzo di torta salata, un pezzettino di questo che non mi ha soddisfatto, entusiasmato molto. Dovevo seguire proprio la ricetta, quindi caricare di olio, fare le polpettine fritte, aggiungergli ancora più sugo, mettergli della mozzarella per tenerlo più umido. Ho voluto farlo un po' più light, quindi sa semplicemente di. Nel frattempo asciugo il forno perché mi fa la condensa. Quindi sa semplicemente di riso con ragù e piselli, ecco. Ma ormai l'ho fatto e quindi per 3 giorni, 4 si mangerà quello. No, adesso vedrò come renderlo un pochettino più appetitoso. Casomai potrei tagliarlo a fettine e passarlo un po' nell'uovo una volta, però non che tutte le volte lo faccio così, se no. E quindi niente, io ho fatto quello, ma mi sono dovuta mettere giù perché ho avuto un pseudo giramento di testa, insomma, ero stanca, sono stanca. Oggi pomeriggio però ho deciso che vado ugualmente al lavoro, tanto vado, cioè quando vado io non ci sono i clienti, però ho bisogno di andare perché ho davvero questa paranoia qui di perdere il posto di lavoro. Quindi Milena sta per arrivare, si mangerà qualcosa di quello che c'è. E io mi metto di nuovo sul divano e mi riposo ancora un pochettino prima di andare. Ragazzi, confidiamo in questo weekend per riprenderci ufficialmente del tutto. Un abbraccio grandissimissimissimo e speriamo di stare bene questo weekend e di riprenderci un pochettino perché non gliela faccio più.